Manuel Bonfadini firma la sua prima assoluta della carriera e dopo un inizio di stagione senza sbavature nella Coppa Rally AC Sport di seconda zona, con due successi consecutivi, il pilota di Monselice conferma il proprio stato di forma al termine di un trofeo Luigi Fagioli che lo ha visto primeggiare tra le auto storiche. Una partecipazione nata per caso, a pochi giorni dal via dell'appuntamento valevole anche per il CVM, Campionato Italiano Velocità Montagna, e TVM, Trofeo Italiano Velocità Montagna per le zone centro e nord, che ha portato il patavino a calarsi nell'abitacolo di un Mosella PA990, ma non una vettura qualunque. La famiglia Bonucci è un cliente ormai storico della mia Soccer Motorsport. Ed Andrea, a causa di un cambio di programma in extremis, mi ha dato l'opportunità di salire sull'Osella PA990 che utilizzava il fratello, un mio carissimo amico. Con lui questa vettura ha vinto di tutto, tanti titoli italiani ed anche europei, perché era un pilota davvero molto molto valido. Quando mi è stato proposto di guidarla in una salita, cosa che non avevo mai fatto prima, mi sono sentito tanto onorato quanto messo sotto pressione. È vero che ho corso con le monoposto, ma oltre ad essere passati parecchi anni da quelle esperienze, le avevo sempre usate in pista e mai su strada. 600 kg per 400 cavalli, praticamente un missile. Senza alcun test e con avversari del calibro di Sergio e Giuliano Peroni che giocavano praticamente in casa, Bonfadini mostra il proprio potenziale già durante la prima prova del sabato, firmando la seconda prestazione assoluta, con un gap di solo 3,22 secondi dal più quotato rivale. La seconda tornata consentiva al patavino di ridurre il divario a 2,8 secondi, migliorando sul passo, e domenica i valori in campo si ribaltavano drasticamente, con Bonfadini che prendeva il comando delle operazioni rifilando 3,15 secondi a Peroni ed il resto del gruppo già in affanno. Gara 2 conferma quanto di buono visto in avvio ed il nuovo successo, in questo caso con 2,96 secondi di margine nello scontro diretto, permette al patron di Assoclave Motorsport di avviarsi verso il primo trionfo assoluto della sua carriera, al quale aggiungere il sigillo nel quarto raggruppamento ed in classe BC più 2000 al termine di un weekend da incorniciare. Dopo aver preso le misure al sabato, siamo andati benissimo alla domenica. Per essere la prima volta che usavo questa vettura su strada senza alcun test, non posso che essere soddisfatto. I tempi che sono arrivati mi gratificano parecchio. Confrontarsi nell'assoluta con un campione come Giuliano Peroni, riuscendo a batterlo in entrambe le salite, è stato incredibile. Ha una lunga storia di vittorie alle sue spalle. È stata una bellissima esperienza e per questo devo ringraziare particolarmente Andrea Bonucci e tutta la sua famiglia. Ma vi lasciamo ora le stupende immagini dell'onboard camera di Bonfadini che dallo start di Gubbio sale fino all'arrivo del trofeo Fagioli.